Bentrovati all'edizione domenicale del nostro telegiornale. Apriamo con la politica immessa anche all'ambiente perché si parla di Cala Rossa. In settimana si è parlato parecchio di questa spiaggia in ortigia, in parte sarà data in concessione a privati e sono sorte delle polemiche. Sentiamo meglio nel servizio. Sulla vicenda della spiaggetta Cala Rossa in Ortigia, sul dibattito ancora in corso sul bando pubblico che ha portato alla concessione ad un privato di una porzione di spiaggia per offrire servizi alla balneazione, interviene l'assessore al turismo e al centro storico Francesco Italia. L'avvio di nuovi servizi limitatamente ad una porzione di spiaggia attraverso un bando ad evidenza pubblica, oltre a consentire la creazione di nuove opportunità di lavoro per i nostri concittadini, offrirà a cittadini e turisti una serie di servizi gratuiti per tutti. Appare quindi improprio e inopportuno il riferimento al business privato, perché in questa concessione l'interesse pubblico non solo appare tutelato, ma anche fortemente valorizzato. Lo scopo dell'amministrazione, come si evidenzia chiaramente sia dal bando pubblico che dalla successiva convenzione, non è certo quello di sottrarre valore per la collettività, ma di aggiungerne. Il fine è quello di migliorare la fruizione della spiaggia, la sicurezza dei bagnanti, il decoro e la tutela di questo angolo prezioso di costa ortigiana. A fronte della possibilità di affittare lettini e ombrelloni e di vendere bibite ed altri generi di conforto solo a chi ne farà richieste solo in una porzione di spiaggia, il concessionario sarà chiamato ad offrire gratuitamente a tutti gli avventori su tutta la spiaggia la presenza di personale con funzione di bagnino, la pulizia quotidiana e la derattizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della scala di accesso, servizio di wifi gratuito, servizi igienici, spogliatoie e docce a disposizione gratuitamente per tutti. Sarà cura degli uffici monitorare che le condizioni contrattuali imposte dall'amministrazione al concessionario siano rispettate, a pena di decadenza, e che i servizi erogati siano all'altezza. Credo, conclude, che una più obiettiva e serena valutazione delle cose possa essere utile a tutti per evitare sterili polemiche. Premesso di Carovita, i prezzi al consumo che sarebbero, anzi sono, stabili nella nostra città, quindi a Siracusa, rispetto, stiamo parlando di febbraio, rispetto anche al mese precedente. Sentiamo meglio in questo servizio. La commissione prezzi al consumo del Comune di Siracusa, presieduta dall'assessore Teresa Gasbarro, nel corso della sua riunione mensile, ha rilevato per il mese di febbraio l'indice congiunturale dei prezzi al consumo nella città di Siracusa, che registra un valore pari a meno 0,2% rispetto al mese precedente, mentre l'indice tendenziale generale risulta aumentato dello 0,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le divisioni di spesa che registrano un aumento del tasso congiunturale rispetto al mese precedente sono: servizi sanitari e spese per la salute 0,2%, servizi ricettivi e di ristorazione 0,1%, altri beni e servizi 0,1%. Per le seguenti divisioni di spesa la variazione congiunturale si è attestata allo zero: bevande alcoliche e tabacchi, abbigliamento e calzatura, abitazione, acqua, elettricità e combustibili, mobili, articoli e servizi per la casa, ricreazione, spettacoli e cultura, istruzione. Le variazioni con tasso congiunturale negativo rispetto al mese precedente riguardano le seguenti divisioni di spesa: prodotti alimentari e bevande analcoliche meno 0,2%, trasporti meno 1,3%, comunicazioni meno 0,9%. Le rilevazioni sono state effettuate secondo le disposizioni e le norme tecniche stabilite dall'ISAT e approvate dalla Commissione Comunale di Controllo dei Prezzi al Consumo. Gli indici NIC del mese di febbraio 2016 si intendono provvisori fino al momento della diffusione definitiva degli indici che l'ISAT comunicherà il giorno 15 marzo 2016. Siracusa. Il grande caos e la politica del niente, questa è la riflessione che ci fa il nostro Lota. A prescindere dalle mille inchieste giudiziarie nei confronti di uomini che si occupano di amministrare i nostri soldi e di una classifica nazionale dove Siracusa appare una città dove il tenore e il valore della vita sono bassi e l'esistenza caotica, mal governata, dove è difficile viverci, e questo non solo per la scarsa qualità della vita, ma per la mancanza quasi totale della cortesia e la tanta arroganza e prevaricazione. Il cattivo gusto di sfidare gli altri anche con il semplice sguardo, ma cattivo e maligno, dove assistere alle offese del prossimo per una manovra errata con l'auto, oppure assistere ad una scazzottata nella pubblica via è la norma. Il malvezzo di non tenere da conto leggi e regolamenti. Nessuno si lamenta se le strade sono sbudellate e sporche, i cassonetti puzzolenti, le basole dei marciapiedi traballanti, l'illuminazione pubblica carente, se gli asili nido non funzionano, se sono favoriti solo i parenti e gli amici dei potenti, se ti dicono di pagare due volte l'IMU, la spazzatura o la TASI, così come tanti servizi carenti in generale. Non c'è ragione di passare con il semaforo rosso, oltretutto pericolosissimo, di non rispettare la fila alla posta o alla vecchia cassa mutua, o
tentare di ammazzare i pedoni che vogliono semplicemente attraversare la strada sulle strisce pedonali, o magari fare un pericoloso zigzag per passare prima di loro, parcheggiare negli stalli dei disabili, sui marciapiedi, dove i pedoni non possono passare, sorpassare in maniera smodata al filo dell'incidente, come pure non rubare al popolo e farlo soffrire per i personali interessi degli uomini della solita cricca politica. Questo è solo una piccola parte che riguarda il rispetto della vita umana, del prossimo, del vicino di casa, ma anche del codice della strada. E a ben vedere c'è dell'altro di poco civile: gettare la spazzatura ingombrante dappertutto e quella dei sacchetti fuori dai cassonetti, carte e cartoni fuori dai cestini, cicche di sigarette in ogni angolo delle strade e persino nelle aiuole del verde pubblico. Stessa cosa gridando e insultando lungo la pubblica via l'anziano in difficoltà a guidare la propria auto o per scendere dal marciapiede gridandogli rimbambito. Ma siamo i figli di Archimede. Adesso una pausa, c'è i suoni e suggerimenti commerciali, tra pochissimo la seconda parte del telegiornale, c'è il calcio che incombe, quindi tra poco ci vediamo. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta mozzarella Tris Zapalà 1,49 €, acqua vera Nestlé 2 litri per 6, 1,54 €, yogurt Parmalat intero 49 centesimi, caffè Splendid classico 4 confezioni 5,98 €, Pepsi bottiglia da 1,5 litri per 4, 3,38 €, biscotti Oro Saiba 82 centesimi, ragusa latte parzialmente scremato 1 litro 55 centesimi. Cerca il punto vendita più vicino a te. Supermercati Gemar. Nel punto vendita di via Garrone, sconti del 50% sul reparto abbigliamento. Fermati nei bar dove vedi questo marchio. Scopri il segreto dell'aroma Tropical Caffè. La tua auto ti lascia in panne? Puoi contare sempre su di noi. Road Assistance, soccorso stradale attivo 24 ore su 24. Riparazioni veloci, dalla carrozzeria alle gomme. Interventi meccanici ed elettrici. Sostituzione, riparazione e oscuramento cristalli. Ripristino, ricostruzione e restauro interni auto. Road Assistance, esperienza, tempestività, dinamismo, preparazione professionale, le migliori garanzie per i nostri clienti. A Siracusa in via Palude Lisimelia 1. Road Assistance, la soluzione migliore per la tua auto. Da Unieuro Passione Casa 2016. Gli elettrodomestici che ti amano ti regalano gli assi dello stiro. Acquista la lavatrice LG. Per te un doppio regalo. Caldaia a vapore Roventa e stiratore verticale, tutto a soli 499 €. Unieuro a Siracusa e in via Lorina 55. Unieuro. Batte. Forte. Sempre. Il fantastico mondo del circo acquatico approda a Siracusa fino al 7 marzo in via Lorina. Uno show innovativo e uno spettacolo per tutta la famiglia, ambientato in un magnifico acquario circolare, per assistere alle avventure piene di acrobazie di foche, pinguini, pellicani, coccodrilli, pitoni e pappagalli, e un magnifico rettilario da visitare. Spettacoli tutti i giorni alle 17.30 e 19.30 fino al 7 marzo. Studio 1. Nuovissime discipline per l'armonia di corpo e mente. Antigravity yoga, giro tonic, pilates. Liberati dalla pesantezza quotidiana. Studio 1. In via Lorina 53 a Siracusa. Per informazioni e iscrizioni 392 40 64 371 o 393 12 70 971. Eccoci giunti alla seconda parte del telegiornale. Parliamo, così come dovrebbe essere del nostro patrimonio naturale, parliamo della Valle del Danapo e anche di Pantalica. Un finanziamento ha permesso di riaprire i sentieri e quindi la possibilità di gite fuori porta proprio in questa valle, che è davvero suggestiva.
I sentieri della Valle dell'Anapo restituiti alla collettività. Ritornata accessibile la riserva naturale Valle dell'Anapo Pantalica. Il dirigente dell'azienda forestale di Siracusa, Annunzio Caruso, ha emesso l'ordinanza di riapertura della valle che era stata chiusa per l'esecuzione dei lavori di infrastrutturazione. Gli interventi erano già stati completati, ma la valle tuttavia era rimasta chiusa al pubblico, poiché c'erano ancora altri lavori da fare. È stato infatti costruito un muro di protezione lungo tutto il tratto di ex strada ferrata che dall'ex stazione Fusco Sortino arriva a quella di Cassaro Ferla. Si tratta del tratto che sarà percorso dai trenini elettrici che condurranno i visitatori lungo il canyon di Pantalica. Inoltre, grazie all'intervento dei droni, è stato accertato che non ci siano criticità all'interno della valle. Tutti accorgimenti che, secondo il sindaco Bucchieri, sono serviti ad evitare un altro caso simile a quello di Cavagrande. Per Pasqua, dunque, la Valle dell'Anapo sarà accessibile e, come da tradizione, durante le vacanze pasquali, in tanti potranno accedere ai sentieri della Valle dell'Anapo. Gli interventi hanno anche interessato il recupero dei due caselli dell'ex ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, il Castello Bisanti e il Castello San Nicola, che si trovano all'interno della Valle dell'Anapo. Recuperata anche la Villa delle Rose nei pressi della diga di Cassaro. Effettuata anche la realizzazione interrata delle tubazioni dell'acqua, dei cavi dell'energia elettrica e di quelli delle linee telefoniche. Attenzione ai pensionati, questo è il motto del centro ascolto che ha avviato tutta una serie di sportelli a favore appunto delle categorie, di questa categoria debole. Un centro ascolto a disposizione di tutti i pensionati, l'iniziativa avviata in coincidenza con il mese di marzo, un mese dedicato alla donna, e della FNP CISL Ragusa Siracusa e del coordinamento donne della stessa federazione. Il centro ascolto, come hanno annunciato Sebastiano Spagna, segretario generale territoriale dei pensionati CISL, e Franca Mandanici, responsabile del coordinamento donne FNP, sarà aperto ogni giovedì dalle 10 alle 12 nei locali di Via Arsenale 40. L'iniziativa rientra nel progetto Invecchia bene con noi, hanno sottolineato Spagna e Mandanici. Continuiamo a operare nella consapevolezza che per una vecchiaia serena è indispensabile la comunicazione, l'aiuto e il sostegno di qualificati volontari. A gestire il centro ascolto ci sarà Elvira Vasquez, medico che fa parte della stessa organizzazione sindacale e che sarà lieta di ricevere quanti hanno bisogno di sostegno. Con questo servizio si chiude il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona domenica ancora, arrivederci.